Benvenuti in un nuovo video, benvenuti, ma mi fa sempre strano registrare così io. Allora, oggi siamo qui per fare un nuovo video sempre in tema snack americani, solo che questa volta sarà una mystery box, che tanto mystery non è, Non lo perché mi so. sono spoilerata tutti i prodotti, perché dovevo fare la divisione tra i prodotti che avevo acquistato io e i prodotti poi della box effettivi. Che E già abbiamo infatti, fatto il sì, già video. abbiamo fatto il video, infatti vi lasciamo tutto oggi nell'info box, il nostro video. Se ve lo siete persi, andate subito a vederlo dopo di questo. Allora, il sito in questione è sempre American Snackery. Poi, a fine video, vi parlerò di un aneddoto che è successo. Però tutto alla fine del video è inutile che lo diciamo adesso, perché altrimenti ci roviniamo solo il video dopo con le conclusioni finali. Allora, la box in questione è l'unica box presente sul sito e costa 25 euro. Ovviamente non è una collaborazione, ho pagato tutto io. Quindi apriamo. Una cosa posso dirla? Sì. Comunque vi avviso già che non c'è niente di Halloween a tema Halloween. E infatti poi una settimana, quindi questa settimana, no, la settimana precedente, perché questa è la settimana di Halloween, il sito dove io ho acquistato ha pubblicato tutti i snack di Halloween, quindi io il senso non lo capisco. Perché acquisto una box di Halloween e non ho neanche un prodotto a tema Halloween. Ma ok, allora, pesca prima tu, Iniziamo. io direi dal salato. Facciamo Sì, salato dolce. come solito. Ok, vai, pesca tu, tanto sono due cose, sono... Salato. Ah, no, sono tre cose salate. Ok, Una è piccolina. Vai, facciamo con scegli. questa. Ok. Allora, sono le Fritos, così, Sì. ok, lei è la mia traduttrice. Eccoli qua. Sono da 130 grammi, gusto formaggio. Di origine, non mi ricordo. Vabbè, lo scopriremo assaggiando. Oddio, sembrano non le virtual, ma quelle altre lì, quelli là quadrati. Rodeo. Rodeo si chiamano? Mi sembra di sì. Ok. Quindi prendi pesca. Sono così, eh. Infatti sono Uguali. uguali. Che cambia? Buone. Sono buone però. Sì. Ma sono uguali. Se Cambia le la forma. conoscete, Infatti, sono non... buone. cambia solo la forma comunque. Comunque vi avviso già mentre lei finisce di mangiare che ci saranno tantissimi video insieme, quindi state tranquille che la vedrete Se vi spesso. farà piacere. Specialmente nel periodo di Natale, ma non diciamo niente. Ok, il tuo voto? 5. Vai, 5 e mezzo, solo per la forma. Bella motivazione. Ora pesco. Oh, questo io non Cioccolato l'ho. fondente. Questo l'abbiamo assaggiato nel video ASMR. Questo l'abbiamo assaggiato, vero? Penso di sì. Vi lascio anche il video ASMR, il primo nostro video. Fallimento Che totale. ora è da vedere. Reese's Chocolate Lovers. Ma sono quelli Però grandi, King king size. size. Ma sono sempre. Vediamo quanti ne sono dentro. Eccolo qua. Fondente. Sì, è cioccolato fondente. Penso di sì. 79 grammi, quindi è grande. Va bene. Te non piacciono tanto i Reese's. Non riesco ad aprire. Quale sarà la nostra gaffe di questo video? Sono quattro all'interno, penso. Sì, sono più grandi. Ok, ce ne spacchiamo uno? No, No, aspetta. sono normali, al mio intero allora. Io me lo mangio Ma tutto. sono uguali, sono, cioè sono gli originali proprio. Nel senso, visto che ne abbiamo un altro pacco. Vabbè. Mo proviamo, vediamo. Ok, vediamo. Eccolo qua. Sto vedendo che succede. Boh,
ma me lo sapete perché io non fanno impazzire. Lo sai perché? Perché si è sciolto un po' la cioccolata fuori, quindi non ti dà quel coso di croccante. Di croccante. Lo sapete a me quello che non mi fa impazzire, proprio perché a me non piacciono tanto i Reese's, proprio perché dentro non è proprio quel bel burro d'arachidi. Cioè io preferisco di più quelli che faccio io. No, perché è sciolto. Reese's, però io non riesco a capire perché pensavo che erano cioccolato con dentro. No, milk chocolate. Io gli do un 5. 7. Andiamo avanti, pesca. Salato. Sì. Doritos. Al barbecue, gusto barbecue. Eccole qui, le classiche Doritos. Questa è confezione grande, sì, ho. 150 grammi. No, sono enormi rispetto alle altre. Non è neanche molto forte. No. Di solito il barbecue ti dà fastidio. No, è molto delicato come sapore. Buono. Però non lo so, ci manca qualcosa. Non sa proprio di quel barbecue. Si sente il retrogusto di affumicato, tra virgolette. Però sono delicate, buonissime. Non è marcato assai proprio. Poi uno guarda questa confezione così, a primo impatto non lo so, ti viene in mente tipo piccante, ma no barbecue, sì. Vabbè. Però sono buone. Poi il pacco è grande, ci sono molto delicate. Queste ce le mangiamo stasera mentre vediamo Mare Fuori. Ah, ma io mi ero persa una cosa. Che cosa originale. Mamma mia, ragazzi. Non piacciono neanche. Ci puliamo la bocca con siamo a 3 ore. Ah, comunque ve li faccio vedere se non si era capito. Ma per forza, oppure a me piaceva tantissimo sciolto, mamma mia, con la Nutella nel cornetto, però a me non piace veramente. Prego. Eccolo qui, puro zucchero. Ma sono diversi dai nostri. Vero, questo come si chiama? Lo s'mores? Come si chiama? Sì, questo è biscotto, cioccolato e marshmallow, c'è no, proprio scritto. Non so, siamo. Ci sono pure le pop tarts così. Però sono diversi dai nostri. I nostri sono ancora più intensi e zuccherosi. Questo è quasi neutro. Buono, infatti. Voto? Mi avevo dato il voto alle Doritos? 8. Sì, sì. Io 8. Pure 9. Questo un 4, un 4 e mezzo, una cosa niente insolita. Di particolare, ecco. Vi faccio vedere un prodottino perché raga non... questo non lo possiamo questa è l'unica dire. Cosa a tema Halloween, però faremo cosa? Come si chiama quel dolce che mi hai detto? Non è un dolce, è una bevanda. Pumpkin Spice Latte di Starbucks. Lo vuoi fare? Lo facciamo quello? Ok. Se lo vuoi fare lo facciamo. Io pensavo che era un dolce. No, è una bevanda. Ok, comunque è tipo una vellutata di zucca. Un purè di zucca. Sì, un purè di zucca 100%. Eccolo qua. Vabbè, lo possiamo utilizzare per fare... Sì, un dolce, una cosa, tanto su 425 grammi. La zucca. Sì, tutto. Direi... Anche questa... Cioè, sincera, raga... Già da qua sono 25 euro spesi malissimo, cioè non è niente di particolare. Forse qua potrei dire questa cosa un attimo, okay. Nel mezzo. Allora, vi spiego un attimo questo mio aneddoto che è successo. Non ce la faccio. Allora, noi secondo me siamo stati le prime ad ordinare questa box, perché sì. Era stata il primo 2 ottobre quando l'abbiamo ordinato, sì, proprio all'inizio. Comunque io ho fatto l'ordine, è arrivato subito, perché sono di Brescia, è arrivato subito l'ordine dopo un paio di giorni, io ho scartato tutto e ho diviso tutto, là per là comunque non ci ho badato. Anche perché noi abbiamo fatto il video assaggio, quindi... Sì, noi abbiamo fatto il video assaggio, quindi per dirvi. Poi subito dopo, 2 settimane fa, sì, ho visto un video di una ragazza che io tra l'altro seguo,
Seguita? Io, sì, abbastanza seguita, dove aveva ricevuto questa box in collaborazione. E aveva ricevuto la stessa box, solo che io avevo ricevuto 10 prodotti e lei ne aveva ricevuti 13. Tu là per là pensi, vabbè, forse è una collaborazione, però comunque la ragazza e il ragazzo ha scartato la box di Halloween, che sul sito comunque c'è una sola box. Allora, sul sito tipo c'erano varie box tipo ASML, allora dico, vabbè, uno può capire, ma no, raga, la box era una sola, quindi già là io che l'ho acquistata mi sono sentita, poi dirò, con me sta cosa, e li ho contattati. Nel contattarli mi hanno risposto subito nel dirmi che io ovviamente ogni box tipo in base al valore della box, e già questa risposta non dovevano darmela perché non ha senso, perché il valore di quale box, se noi abbiamo avuto il valore la stessa box, brava. Solo che oppure vengono, non vengono messi gli stessi prodotti, uno fa le box in base alla disponibilità e ci sta. Anzi, io penso che è anche bello vedere gli stessi pezzi, però comunque diversi. Quindi la stessa quantità, ma con pezzi diversi, per non fare tutti quanti anche gli stessi video, è bene. Poi vedo un altro video, che era quello di Deborah e Adlady. E che loro e Deborah aveva acquistato questa box e praticamente ho visto dei prodotti, alcuni diversi, e anche lei aveva ricevuto molto più prodotti dei miei. Infatti, raga, potete andare a vedere. L'aveva acquistata? Sì, l'aveva acquistata. Okay. Potete andare a vedere i video proprio tranquillamente, cioè potete vedere che io è la box proprio peggiore, cioè raga, veramente no. Io mi sono trovata bene col sito, solo che io penso che nei prossimi anni, quindi il prossimo Halloween, acquisterò la box da un'altra parte, perché poi ho visto altri siti e non ne parliamo, perché poi mi sono trovata a fare altri ordini per altri video e ho detto no, spoiler. E quindi niente, io ci sono rimasta male, la risposta dell'azienda sinceramente non mi è piaciuta e quindi ho detto vabbè. Non fa niente, ve potete vedere stesso voi, se seguite queste persone, avete visto le box, potete fare i confronti anche stesso voi. Quindi io, tra tutto, ho ricevuto comunque dei pezzi in meno, non ho ricevuto nessun valore aggiunto. Nonostante l'avessi pagata. 25 euro. Okay. Quindi andiamo avanti. Che dici, beviamo o andiamo avanti con gli snack? Beviamo. Beviamoci su. Allora, questa... E ma ho un le bicchiere tutte diverse. Belle a prendere. Quanto estetico. Raga, ci tenevo a dire questa cosa, nel mentre che mia sorella è andata a prendere i bicchieri, ci sono rimasta molto male. Tutto qua, poi la risposta non mi è piaciuta e... Potete... Anzi, se voi avete visto già i video, me lo potete anche dire benissimamente e mi scrivete voi, perché lo vedete proprio ad occhi chiusi, cioè si vede proprio la differenza delle box, che molti prodotti sono uguali e altri proprio no, anzi molti hanno ricevuto prodotti in più e io tipo ok, cioè ci sta che in quel momento forse sono stata una del tra le prime e quindi non c'era tutta questa gran disponibilità, ci sta, però almeno è comunque una box che si acquista. Già non trovare prodotti di Halloween e poi vederli disponibili in shop dopo un paio di settimane ci rimane un po'. Mia sorella è ritornata dal momento da prendere i bicchieri. Assaggiamo questa qua. Oh, i valori sono ottimi. Oh, si è famosissima, Ma che si legge? Dr. Pepper. Dr. Pepper. E quindi che cos'è, una... Penso Coca-Cola, sì. Una Coca-Cola? Gusto? Coca-Cola. Coca-Cola, Giulia. Ah, no, su... No! Ok, apriamo. Coca-Cola, accorto. Grazie, cara. Ok, cin cin. Aspetta, che cos'è questo odore? No, che cos'è questo odore? Ciliegia. No, ciliegia. Yeah. Stai affogando. Ah, meno male. No, è lecca Dracula. Ciliegia. Sei balorzata. Posso bere senza affogarmi? Cioè, tu non ne hai bevuto ancora? E l'ho parlorzata. Che io odio. Wow, è famosissima, mamma mia.
Ma che è schifo? Invece proprio è un misto tra ciliegio, orzata, cioè tipo ma che hanno combinato? Personalmente non mi piace. Bocciato. Rifacciamoci la bocca, mi dispiace che stanno anche già finendo gli snack. Vai pista. Giustamente ne hai 10. Aspetta, con cosa abbiamo finito? Il marshmallow. E quindi facciamo salato. Penso che questa sia la cosa più buona di sto pacco. Ah, questa è la stessa marca che trovammo l'altra volta. Snyder's. Eccoli qui, sono dei pretzel. No, non sono proprio pretzel. Sì, sta scritto... pretzel sandwich al formaggio. No, vabbè, vabbè. Quanti sono qui? Due. Oh, che carini! Ma ve li faccio vedere. Comunque è specializzato con questi pretzel. Sì, ma è proprio massa. Non c'è niente formaggio. Non vuoi. Ma vai? Una buona idea di snack. Buoni. Non arriva subito il formaggio, arriva dopo. Non lo conosco. Sì, infatti. Però perché non sono invisibile. Dai, un bel sei. Allora, pesco io. C'era la... Spiegatemi il senso. Se sapete la differenza, cioè, ditecela. Quale... Io penso che quello su quattro pezzi e queste su di pezzi. Ma non penso. Io penso di sì. Però cioè non ha senso fare una confezione così scura. Perché sono diversi. Forse quella è tema Halloween e questa no. No, non è vero per niente. Comunque raga, è la stessa cosa, solo che qua ce ne sono due e le quattro, perché proviamo. Il gusto è lo stesso. Proviamo. Cioè raga, non mi potete mettere due cose uguali dentro una box. Cioè non proprio so perché non si sapeva quale mettere secondo me. Vabbè, andiamo avanti. Il numero evidentemente era questo, cioè questo era disponibile al momento. Sì, sì. Ci fa tassare Emily. Se la conoscete Emily, mi son gasor. Guarda. No, che devo fare. Forse no. È più piccolo. È perché quello era king size. Senza. Però questo è un po' più. Non penso che la stessa ditta fa due prodotti uguali dopo confezioni diverse, cioè... Oh, molle. Sono uguali. Sono più piccoli, ma sono uguali, cioè... Sono uguali. Allora, visto che abbiamo speso 50 euro su questo sito, ci hanno dato un omaggio, con tanto di fiocco, bellini, sistemato. Due omaggi ci hanno dato. Che sto toffi caramella. No, toffi che caramella. Comunque è questo che ho. Oh. No, io non mi cimento proprio. Orro bullis. Comunque al caramello. Vediamo. Cioè, ma che. Ma si mangiano sta roba? Mamma mia, quella plastica! Vai. Caramello. Mamma mia. Cioè, pensate tipo a fare come... Oh, ma cos'è? Mangi. Ma che schifo! Meno male che non basta. Non so manco di assaggiarlo. Ah, ma è una siringa! Sì, sì. No, che sa questo già. Dai, divertiamoci un po'. Allora, vediamo sta coccarda. 2 in 1 poppo. Eccolo qua. Vediamo un po'. Ma come la apro? Le odio queste cose. Ma
Vabbè, questa la passiamo? Io penso proprio così. Paro spirito. Ok, andiamo avanti con i tuoi prodottini. Voglio dire questo. Cioè raga, pure su questo siamo stati sfortunati. Gli altri tutti belli. Chi ha il burro d'arachidi, chi a noi cioccolato e biscotto. E biscotto. E la barretta Hershey's. Come si dice? Hershey's. Ok. Comunque io deluso, Ce l'ho di più. No, è caldo freddo, penso. Bella. Rimani. Grazie. Non si è tutto così. Pure contenta. Però è gusto, cioè sapore su sapore. Che cioccolato. Non mi piace. Allora, a me sì, è buona. Però ovviamente c'è parole proprio. Non mi piace. Quattro. Non la mangerei. No. Ultimo prodotto, anche questo ragazzi è Halloween, da come vedete ci sono i fantasmini, i ragni. Qui, i ragni. Ok. Reese's White, cioè io non ho parole, cioè. Vabbè, allegriamoci. Vabbè, ormai Reese's. L'hanno capito, cioè. Vabbè, l'avete capito, ma ce lo mangiamo ovviamente. Questi sono buoni. Questo è buono. Allora, io mi aspettavo qualcosina in più. Tu? Mi sono divertita di più, sono sincera, cioè non ho divertita perché i video sono belli lo stesso, però mi sono piaciuti di più gli snack dell'altra volta. No, perché l'abbiamo scelto. Perché l'abbiamo scelti noi. Cioè io a saperlo avrei preso una scatola con 25-30 euro, avrei acquistato i prodotti stesso dal sito, perché poi il sito ha dei prodotti a buon prezzo. Sì, infatti. E mai sta fatti a box. Che va bene, sono esperienze per la prossima volta, sappiamo già. E quindi niente, io spero, anzi noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!